Adesso andiamo a terminare il nostro giro con una mezza maglia qui al centro. Adesso ci spostiamo con l'uncinetto un po' verso il centro qui di queste catenelle, quindi faremo un paio di punti bassi. Uno nella prima catenella e un altro nella seconda, in modo tale che ci troviamo al centro di questa catenella. Ecco. Adesso faremo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Punteremo all'interno del cerchio qui. Prendiamo da sotto e tiriamo. Quindi per tutto il giro punteremo l'uncinetto qui, qui. In quest'altro, in ogni punto vuoto qui all'interno, per tutto il giro, qui, per tutto il giro. Quindi ne saranno 48, 48 archetti, diciamo di 5 catenelle. Sia questo giro che quello successivo è uguale. L'importante è che contiate. Perché altrimenti poi vi trovate un po' fuori dal, perché poi per fare le lancette altrimenti non ci troviamo bene incastonati qui per farle. Quindi 5 catenelle, puntiamo all'interno ed estraiamo. 5 catenelle all'interno ed estraiamo. Puntiamo qui all'interno ed estraiamo, così per tutto sia questo giro che quello successivo. Quindi per ogni giro ce ne saranno 48 e anche in quello successivo. Poi faccio vedere dopo quello successivo come si fa. Quindi iniziate a fare sia questo che quello dopo, tanto alla fine sono uguali, sempre 5 catenelle e il punto basso. Terminato questi due giri, come abbiamo detto, con 5 catenelle e il punto basso, faremo un altro giro, cioè faremo invece di 5 catenelle, ne faremo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e punteremo sempre l'uncinetto qui all'interno di questo cerchietto. Puntiamo e prendiamo. Quindi sempre 7, 4, 5, 6 e 7. Puntiamo in quello successivo e così per tutto il lavoro. Quindi alla fine avremo anche per quest'altro giro 48 archetti da 7 catenelle. Terminato il giro, adesso faremo le 3 catenelle che valgono come maglia alta. 2 e 3. Poi faremo 2 catenelle. E altre 3 e una maglia alta, quindi all'interno di questo cerchietto. Poi faremo 3 catenelle, faremo una maglia alta all'interno del cerchietto successivo. 2 catenelle e la maglia alta. 3 catenelle, la maglia alta in quello successivo. 2 catenelle, la maglia alta nello stesso. Di nuovo 3 catenelle, la maglia alta, 2 catenelle. E la maglia alta. Quindi cosa dobbiamo fare? Faremo in questo giro faremo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Poi
Tra un archetto e un altro faremo 3 catenelle. La predisposizione è questa. Quindi la maglia alta, 2 catenelle e la maglia alta, le 3 catenelle e poi di nuovo la maglia alta con le 2 catenelle, la maglia alta. Quindi per tutto il giro. Concludiamo questo giro con le 3 catenelle e puntiamo l'uncinetto nella maglia alta qui. E tiriamo, prendiamo il filo e tiriamo. Così abbiamo concluso questo giro. Ci sono 48, quindi ci saranno la maglia alta con le 2 catenelle e la maglia alta. Di queste ce ne sono 48 separate dalle 3 catenelle su ognuna. Adesso il prossimo giro faremo 3 catenelle, sempre come punto alto. Allora, un attimo che voglio vedere se si vede meglio. Poi faremo una maglia alta all'interno del cerchio. Ne faremo un'altra. E un'altra, prendiamo questo qui, puntiamo l'uncinetto qui all'interno. Quindi alla fine ci troveremo con 4 maglie alte all'interno di questa maglia alta con le 2 catenelle e la maglia alta. Poi successivamente faremo di nuovo le 3 catenelle, faremo la maglia alta qui all'interno di questo successivo, 2 catenelle e la maglia alta sempre qui all'interno. Quindi dovremo fare 3 volte questo. Adesso vi farò vedere. Quindi faremo 3 catenelle di nuovo, la maglia alta all'interno qui, faremo 2 catenelle e la maglia alta all'interno. All'interno di quello successivo. Quindi abbiamo fatto 3 catenelle, maglia alta con le 2 catenelle, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Faremo un'altra, quindi faremo altre 3 catenelle. In quella successiva punteremo l'uncinetto qui, non vi confondete. Faremo di nuovo la maglia alta con le 2 catenelle e la maglia alta. Faremo le 3 catenelle e adesso in quello successivo faremo 4 maglie alte, quindi prenderemo il filo sull'uncinetto, puntiamo qui nella maglia alta sottostante, faremo la maglia alta, 2 maglie alte all'interno di questo cerchietto, 2 e la quarta la faremo sopra la maglia alta sottostante. Quindi il nostro questo giro come sarà? Sarà formato da le 4 maglie alte, 3 catenelle, maglia alta con le 2 catenelle, la maglia alta, 3 maglie alta, 2 catenelle e maglia alta e così via. Quindi saranno 3, 1, 2, 3, 3 pezzi da 2 maglie alte e nel mezzo le 2 catenelle e le 4 catenelle di qua. Quindi questo giro verrà ripetuto per tutto questo pezzo verrà ripetuto per tutto il giro.